Cagliari torna al voto dopo 8 anni, finisce l'era di Massimo Zedda. Paolo De Magistris, lei è un cagliaritano, ha 67 anni, ha fatto bene il sindaco Zedda a dimettersi, sarebbe dovuto restare in comune a guida della città? Ha fatto bene a dimettersi. Perché? Perché ormai aveva scelto un'altra cosa e il suo ruolo praticamente era già terminato. Cagliari che lo in questi 8 anni è migliorata, qual è il suo giudizio sull'operato? È difficile non migliorare una volta che si ha tanto tempo a disposizione. Non è migliorata quanto avrebbe dovuto. Cioè in che cosa non è migliorata? In quasi tutto, ha fatto ben poche cose. Alcune appariscenti, ma sostanziose poco. Appariscenti cioè cosa? Facciamo degli esempi. La sua opera maggiore, che poi in buona parte non è opera sua, è la passeggiata del Poe. Quella è riuscita bene? È uscita abbastanza bene, cioè, però sostanzialmente non è opera sua. Se ne è appropriato. Che cosa è successo invece nel resto della città, insomma, 8 anni? Ha fatto qualche aiuola, diciamo, qualche piazza, poi basta. Cos'è che non ha fatto? Tutto ciò che poteva fare di resto. Per esempio, risolvere, non dico che sia colpa sua, perché non ne aveva tutte le facoltà, ma sistemare definitivamente tutta la rete idrica cittadina non è stato fatto. Ma io non sono un amministratore pubblico, quindi me ne guardo bene da dare giudizi. Beh, nei fatti c'è una realtà, a un certo punto lì ci sono altri enti, ma al di là di questo, al di là di questo, è un giudizio positivo o negativo quello che lei da cittadino dà agli 8 anni di guida Zedda? Negativo. Negativo. Cosa è mancato? Le due cose principali secondo lei? Ha lasciato non risolvere, diciamo, i problemi legati al traffico, ai commerci che cadono nella città commerciale e così via. Lei è pensionato oggi? Che lavoro ha fatto? Lavoravo in ospedale. Quindi commercio e viabilità si è fatto troppo poco? Praticamente nulla.